Pitbull featuring Christina Aguilera. Che voce, hai sentito come alzava, come andava su? Sì, funziona questo pop dance adesso nel mondo, insomma. Anche tu accetteresti una proposta di un pitbull o comunque sia di un artista del genere pop? Sì. O house? Guarda, io ho cantato nella mia lingua, in siciliano. Tanti anni fa, quando ero ragazzino, feci il festival di Napoli, cantai in napoletano. E ho fatto easy jazz, ho fatto jazz, adesso faccio rock. Quindi sono sempre aperto a delle collaborazioni, insomma, a prescindere dall'entità dell'artista, se così si può dire, insomma. E invece cosa pensi di queste hit che spopolano, ma che la maggior parte degli artisti odiano, per esempio il Pulcino Pio, piuttosto che, non so, altre Gangnam Style? Secondo te, sì, Ostia Beach, sì, si meritava, guarda, tutto questo successo? Ma io credo che cioè deve avere un po' di culo, insomma, quello sì. però insomma, non fai 5 milioni di visualizzazioni perché sei bravo, li fai perché c'è il magheggio, allora si pigliano le stecche quelle, funziona tutto così, dai. Un bravo comunicatore. Servono i soldi per fare uscire le cose, cioè in realtà è così, poi in realtà. Serve anche la situazione serve adatta. Serve il grande pezzo, la fortuna, sì. Ma servono tanti soldi, come in tutti, certo, i campi, insomma. Tutto qui. La verità è questa, io dico tanto. No, ma guarda. Tanto a me le luci non me ne fanno. Non mi fanno fare niente comunque, insomma. Vabbè. Non è che più di questo. Male che va un buon avvocato, lo troviamo, dai. Sì, ce l'ho anche in casa. No. Allora. Vado tranquillo. Quindi, per chi ti vuole contattare privatamente, eccetera, eccetera, può trovarti tramite il profilo Facebook MySpace, Tiziano Orecchio. Sempre Tiziano Orecchio, oppure sì. tizianorecchio.com. Sì. Un bel sito molto curato, un po' leggermente in avvio lento, ma rimanete, c'è perché c'è tutto, quindi c'è tutto. Non aspettate che si carica. Sono i video, ci sono le canzoni, adesso metteremo le nuove appena uscirà il nuovo disco. Insomma. Ah, un nuovo disco? E c'è qua? Un nuovo disco finito, ma in uscita speriamo presto. E sempre, sono sempre i meccanismi che rallentano un po'. Vabbè. Quindi vabbè, ancora non ci puoi dire nulla sul no CD. No, posso dire tanto, insomma, poi facciamo anche dei pezzi che sono nel disco. Nel disco c'è questa collaborazione artistica importante di Vincenzo, ripeto, questo grande autore di musica italiana, autore di 5 giorni, Impossibile Vivere, grandi canzoni di musica italiana, prodotto Roberto Sterpetti, scritto da me, Vincenzo, Lorenzo Sebastianelli, suonato penso bene. È un disco che forse è a metà tra un pop italiano e Linkin Park e Dream Theater, per farvi capire insomma un po' il mondo, diciamo, dai. Qual è un artista italiano con il quale ti piacerebbe duettare? Michele Zarrillo. Michele Zarrillo, perché? È un cantante, perché ha un'apertura musicale importante a livello insomma di conoscenza e musicale, di aree insomma da cantare. Invece come voce femminile? Femminile Giorgia in assoluto, sì. Giorgia? Cioè Mina in assoluto, però Mina non credo si possa. Non è ancora più complicato, sì. non so ancora se faccio delle cose. Mina in assoluto, comunque. Giorgia anche se Giorgia fino a qualche anno fa l'ultimo disco è un po' più commerciale. Ha venduto più di tutti i dischi che ha fatto, però insomma. Certo. Dico sempre che ci canti il brano, schifo. L'ultima hit. No, non ce la faccio. No, grazie. Beh, allora ci canti un tuo brano. Sì, ci fa ascoltare qualcos'altro? Un brano mio, facciamo Resiste un sé, credo, è vero? Facciamo il poi, che è una canzone che ho scritto con Vincenzo e con Lorenzo. Ok. Il poi. Ascoltiamo. Il poi. Resterò un po' di più con la voglia di noi, di rivivere il poi, le tue nuove bugie. Quella foto sei tu, e l'immagine che presta un pezzo di me, già vissuto con te nel mio tempo, nel buio del vento. Ogni momento sepolto ma stento, sento quest'anima battersi per non morire. Non respiro se non c'è il tuo odore su me. Sento il
vuoto, ma si sfoga nella memoria. Ma chi si spezza, travolto dal tempo, rivede la luce. Dalla casa dei tuoi vedi ancora se vuoi, marciapiedi per te decorati di noi. La vernice però sai che non durerà, è la vita che va, il furore del tempo che spezza le lacrime, il senso e l'ossessione di un freddo dolore. C'era che brucia la pelle dell'anima, l'anima, l'anima, l'anima. Non respiro se non c'è il tuo odore su me. Sento il vuoto, ma si sfoga nella memoria. Ma chi si spezza, travolto dal tempo, rivede la luce. Si sfoga nella memoria, ma chi si spezza, travolto dal tempo, rivede la luce. Grande. Complimenti ancora. Grazie. Abbiamo detto un grazie con l'eco, grazie sì, a tutti. Sì, 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 sì. Erano tanti. Sì. A tutti i radioascoltatori e non. E questo pezzo, insomma, l'hai scritto, come dicevi prima, anche con questa persona. Sì, ho la fortuna di questa collaborazione che, ripeto, è forse insieme a Sanremo artisticamente ancora di più. È la collaborazione che più mi ha stimolato, è una grande emozione lavorare con, insomma, con l'autore di Cinque Giorni, L'Impossibile Vivere, canzoni insomma di tutti, di Venditti e così via. Gadi, leggiamo anche un commento della nostra sì, fanpage. Allora, ci scrive Sole: unici Tiziano e Lorenzo, un gran connubio di arte, umiltà e grandezza. Beh, questi penso aggettivi. Grazie, grazie Sole. Come si dice, da paura. Grazie, grazie. Bene, bene, no, e quindi soprattutto è bravo, ma soprattutto è anche apprezzato, e questo veramente fa dell'artista la completezza. È importantissimo questo, perché cioè, la voce ok, ce l'hanno tutti, nel senso i cantanti che hanno calcato il palco di Sanremo, però poi bisogna anche saperla applicare, essere umili e stare con la gente, perché non tutti poi sono così disponibili, giusto? Ma no, Tiziano? Io credo che la normalità di chi fa il nostro lavoro è... E fa parte insomma del mondo, cioè essere normali, poi insomma al di là di quello che fai, è chiaro che se sei Eros Ramazzotti fai più fatica a stare in giro tutti i giorni, quella certo, è un'altra cosa, però penso che essere normali a prescindere da quello che si fa nella vita, la vita è, non è che fai sei, che è un'altra cosa, secondo me. Tiziano, se un giorno, te lo auguro, assieme a Lorenzo e a tutto il vostro gruppo riuscirete a diventare veramente degli artisti apprezzatissimi e conosciuti in tutta Italia e magari anche non, farei come tanti personaggi, tanti artisti che diverranno subito, no, sai, no, no, la fotografia, no, e l'autografo a stento, oppure pensi di rimanere sempre te stesso? Guarda, c'è gente che non è neanche famosa che fa così, quindi questo è un problema un po' insomma
della follia di voler fare della zero follia della zero zero no vabbè nel caso della zero follia di Renato, anzi salutiamo Renato, l'abbiamo già salutato, sì, poi noi sì, tra l'altro siamo artisti di Fonopoli, insomma di Fonopoli che ancora gira, io sono parte integrante da un paio d'anni, faccio grande progetto, come no. Il direttore artistico è Vincenzo Incenso che insomma collabora con noi e salutiamo Fonopoli, tutti gli artisti, salutiamo Vincenzo che ci ascolta sicuramente, che magari riusciamo a portare in radio. Come no? È una promessa, qui. Una stretta di mano. Ci proviamo, insomma, lui è veramente pezzo imponente. Imponente della musica italiana, quindi lo teniamo stretto. Almeno sentiamo anche cosa dice su di voi. Ma cosa dice? In genere lui ha scritto un libro sulla musica italiana, su 100 canzoni di successo della musica italiana, delle canzoni che hanno un po' cambiato il periodo storico, quindi legate in qualche maniera anche al cambiamento politico, sociale e storico del nostro paese. Quindi ha fatto un libro molto interessante anche a livello culturale, insomma. E a proposito di cultura, la politica vi aiuta o no? No. Niente? No, anzi... Spesso nel caso Sanremo forse ci ha sotterrato. No, c'è una storia legata al calcio che mi avete fatto pensare adesso, seguivamo insomma anche quello che accade nel calcio che nella semifinale, quando arrivai poi quinto a Sanremo, giovani, Francesco Totti disse: il mio preferito nel Corriere dello Sport è Tiziano Rezzi. Uscì questo articolo e mi chiamarono tutti i romanisti. Tutti i romanisti a Roma. Insomma, Francesco Totti è come. Che poi in realtà l'ha poi sollecitata Ilari Blasi questa cosa. No, io dissi a Ilari: ringrazia Francesco. Perché io poi non ho mai conosciuto Totti, in realtà. Però l'ho ringraziato in diretta. Il problema fu che quello che dicevano, insomma, che io non ero quotato e alla SNAI c'era questo crollo assoluto. Io potevo vincere e praticamente, insomma, poi in qualche modo e maniera lì la sinistra fece il suo lavoro. Bello, ti ho detto che i live non sono solo quelli cantati, ma sono anche quelli della SNAI. Sì. Quelli della SNAI. E ci fu un bel movimento, insomma, dai. E poi hai avuto modo di conoscerlo, Francesco Totti? No, non l'ho mai conosciuto, però insomma l'ho ringraziato in diretta perché... Vabbè, insomma, essere sul Corriere dello Sport, zero raccomandazioni, in prima pagina, parli in due pagine del Mondiale, che veniva il Mondiale, metti Tiziano Recchio, insomma, poi Francesco, insomma, per me è un calciatore assoluto, insomma. Tu che squadra tifi? Io sono del Palermo, sperando che riusciamo a salvarci in un campionato difficile. Simpatizzante Lazio. Simpatizzante Roma. Roma? Dai. Ok, grande. Va bene, ci ascoltiamo l'ultimo brano di David Guetta, She Wolf.